Si parla tanto di questa epidemia della zanzara di chikungunya. Sì, è chiaro che l'Ordine di Roma non poteva rimanere indifferente a questa problematica che ha una grande rilevanza, oltre che sanitaria, anche sociale. Nel Lazio, in particolare nella città di Roma, in alcune cittadine come Anzio, c'è stata questa evidenza da quest'estate di alcuni casi di questa malattia, che è una malattia prevalentemente dei climi caldi, anche in Italia, trasmessa dalle zanzare, in particolare l'Aedes albopictus, che sarebbe la classica zanzara tigre, è una malattia che dà fondamentalmente febbre, forti dolori articolari, in qualche caso rash cutaneo. Non è una malattia che in genere ha una buona risoluzione, quindi non lascia eccessivi strascichi. La cosa importante è che, per motivi chiaramente di profilassi, in questo momento sono state escluse alcune persone dalle donazioni, quindi sono diminuite le donazioni di sangue in alcuni territori, in particolare della ASL Roma 2 e della zona di Anzio. E questo potrebbe avere delle ripercussioni nelle scorte ematiche della nostra regione, anche se le altre aziende hanno potenziato le donazioni e sappiamo che anche altre regioni sono intervenute per aumentare le scorte di sangue per i cittadini della regione Lazio. Noi abbiamo ritenuto importante, come Ordine di Roma, organizzare un convegno che si terrà il prossimo 7 ottobre, dalle 10 alle 13, presso l'Aula Teatro dell'Ospedale Santo Spirito, per sensibilizzare tutti i colleghi romani, fare conoscere la vera situazione di questa epidemia e con le giuste indicazioni. E abbiamo invitato a parlare i maggiori esperti nazionali, tra cui il professor Rezza dell'Istituto Superiore di Sanità e il professor Ippolito, direttore scientifico dello Spallanzani. Quindi, chiaro, invito tutti i medici romani a intervenire, anche perché non si conosce bene questa malattia nel nostro territorio, che, come dicevo prima, è una malattia normalmente conosciuta in zone lontane da noi. Le voglio chiedere proprio questo: di fronte a queste malattie poco conosciute, diventa poi fondamentale proprio l'aggiornamento della classe medica. Sarebbe anche Certo. il caso magari di ripensare la formazione proprio dei medici, anche analizzando gli scenari internazionali e l'evoluzione delle nuove epidemie, delle nuove malattie. Devo dire che c'è anche, abbiamo visto che per esempio adesso occorrerebbe rinfrescare la memoria dei colleghi su altre malattie che erano scomparse dall'Italia, come la malaria. Sappiamo che la malaria una volta era endemica in Italia. E fu sconfitta grazie agli interventi di disinfestazione sulla zanzara. E adesso, grazie anche ai viaggi internazionali, ai rapidi viaggi che permettono le migrazioni anche della zanzara, perché abbiamo casi di malaria aeroportuale per zanzare che sono arrivate in Italia con i viaggeri. Il problema che noi non sappiamo più riconoscere tempestivamente la malattia, perché non c'è conoscenza, perché non ci si pensa spesso, e quindi, come è successo in alcuni casi, il riconoscimento della malattia potrebbe venire in tempi poi troppo prolungati. E la malaria è una malattia che ancora può portare a morte, come abbiamo visto. Quindi sicuramente è bene rinfrescare la memoria ai colleghi, e l'ordine ha anche questo compito.